Mi sono iscritto a questa interessante iniziativa organizzata dal Learning Teaching Hub con grandissime aspettative e devo dire che l'esperienza sul campo le ha soddisfatte ampiamente. Ho potuto acquisire maggiore consapevolezza su tematiche connesse alla comunicazione verbale, alla comunicazione non verbale, alla gestione dello spazio, tutti temi che ci aiutano a veicolare in maniera più efficace i contenuti tecnici che ci impegniamo a trasmettere ai nostri studenti. Tenuto conto anche delle differenze generazionali che spesso intercorrono tra i docenti e gli studenti, avere la capacità di attirare la loro attenzione utilizzando queste competenze è sicuramente una chiave di successo anche per avere un'efficacia didattica dal punto di vista tecnico, per cui è stata un'iniziativa veramente sfidante, anche perché ci sono stati dei momenti in cui ci siamo dovuti mettere molto alla prova sia singolarmente sia in dinamiche di gruppo e che mi sento di consigliare a tutti i miei colleghi. Questo corso per me ha rappresentato un'occasione molto importante perché in questi primi mesi dell'anno mi sono approcciata per la prima volta alla docenza e quindi è stato per me un'occasione per apprendere come stare in aula e per poter dare ai miei studenti il meglio. In particolare, grazie a questo corso, ho imparato l'importanza di gestire gli spazi, qualcosa a cui non avevo mai pensato, e ho imparato l'importanza di gestire il tono della voce e soprattutto ho preso consapevolezza che non sempre il tono che sto utilizzando è quello che poi effettivamente il mio interlocutore percepisce e quello che io vorrei far a lui percepire. Quindi è stata un'occasione davvero bella, grazie anche ai feedback che ho ricevuto sia dalla persona che ci ha accompagnato in questo percorso, sia dai docenti con cui ho partecipato e con cui ho potuto anche instaurare dei bellissimi rapporti. Quindi sono molto contenta di questo corso organizzato dal Learning and Teaching Hub. Mi è piaciuto molto frequentare il corso sull'espressività per i docenti perché mi ha dato tanti stimoli, è stato utile sotto tanti punti di vista e mi ha dato anche tante emozioni. In primo luogo perché ho provato a mettermi alla prova insieme agli altri docenti e a svolgere attività sulla voce, sulla postura, sugli sguardi, su stimoli a cui non sempre si presta attenzione. E in secondo luogo perché spero che mi sia utile come docente per poter rendere più espressive le mie lezioni anche in futuro, al di là delle competenze e delle conoscenze, e poi perché sono affezionata da sempre all'idea della formazione continua e del learning by doing. Ho iniziato con una tesi su questo argomento e ritengo che sia utile a tutte le età, in ogni fase della propria attività lavorativa, provare a di nuovo mettersi nei panni degli studenti e imparare.